Buonasera. Niente paura, rimediamo questo ritardo che è dovuto al traffico romano, problemi sul raccordo. Quindi il mio intervento si limita a un minuto, solo per ringraziare i dirigenti scolastici che ci hanno, come dire, concesso questa sala e l'utilizzo del locale per questo incontro, per ringraziare, come dire, il dottor Adinolfi, prima di tutto di essere venuto, aver accettato l'invito, e poi per il libro che ha scritto, che ho divorato in meno di un'ora, di cui condivido almeno il 99,5% di tutto quello che ha scritto. E poi ringrazio anche l'amico Angelo Picariello, che è di Avvenire e che, come dire, a cui do la parola per, come dire, introdurre il nostro relatore, l'autore del libro, che poi farà un'introduzione, poi domande in maniera molto libera, molto spontanea e molto familiare. Alla fine potrete, come dire, ovviamente acquistare il libro che oggi in esclusiva proprio per voi vendiamo a un prezzo proprio politico, a soli 10 euro, poi potete anche farlo firmare dall'autore che ben volentieri vi fa la dedica. Ma per dire che questo incontro di questa sera dà il battesimo, per così dire, alla Manif pour tous della nostra zona, dei Monti Prenestini, questa grande organizzazione francese che sapete è scesa in piazza in Francia l'anno scorso, anche quest'anno, e che anche in Italia sta mobilitandosi su tutte queste questioni che sapete vengono denominate sotto il cappello di questione antropologica. Grazie ancora Angelo, amico Angelo, introduzione. Bravo donna! Anch'io al tentativo di accorciare i tempi a beneficio anche degli interlocutori che certamente sono più interessati a piena ragione di ascoltare il caro amico Mario, che ha fatto questo libro. Devo dire, Paolo, che tu mi hai dato una mission impossible oggi, perché se io devo fare il moderatore di Mario Adinolfi, diciamo, sia per mole sia per sua capacità di interloquire e di dialettica, non si fa certo moderare da me o da qualcun altro. Però credo una cosa che si debba dire parlando di questo libro e parlando di chi l'ha scritto, che noi tutti, credo di rivolgermi soprattutto a dei credenti, ma diciamo anche come uomini, la mattina ci alziamo con l'idea che il mondo va dove va, però quando la sera ci accorgiamo che qualcosa, insomma, ha assomigliato alla nostra persona, alla nostra iniziativa, e naturalmente se l'abbiamo fatto è perché noi pensiamo di aderire a qualcosa di migliore, di più importante di quello che abbiamo dovuto fronteggiare nell'arco della giornata, insomma, quella soddisfazione la sera di aver fatto qualcosa controcorrente ci fa andare a dormire magari un po' più tesi, perché andare controcorrente si fa una gran fatica, però si ha la sensazione, quella bella sensazione di non aver speso le proprie ore in vano. E questo libro è certamente un andare controcorrente, non solo perché riprende principi basilari, come li definisci tu? Io dico temi essenziali. Ho avuto una mesi essenziali, quindi un rimando alla ragione più che a una sorta di ideologia, religione o qualcosa di un vero assoluto non sottoposto alla verifica quotidiana. Quindi essenziali significa che è qualcosa che è vero, ma nello stesso tempo è anche importante, irrinunciabile nell'arco della giornata, rinunciabile alla luce della ragione, non alla luce di un mero principio filosofico che pure probabilmente ci potrebbe venire incontro molto bene. Dunque Mario è così, come giornalista è stato ed è così, come politico pure. Penso che lui ha avuto delle idee da giovane politico, però che già operava, che appunto cercava di mettere insieme il dato della comunicazione con il dato della politica, ha avuto delle idee che se le avesse brevettate probabilmente oggi prenderebbe un bel po' di soldi come diritti. Non gli sto suonando il violino, insomma l'intuizione
della rivoluzione che avrebbero portato le nuove comunicazioni nella politica, lui l'ha avuta. Quella di oggi è un'altra operazione, dicevo, molto, molto coraggiosa, perché non solo, ripeto, va a toccare valori in cui credo che qui ci prendiamo tutti, ma li va a toccare da sinistra. E diciamo, si è creata una brutta situazione alimentata anche dai social network, per cui la gente si alimenta un po' del consenso della propria schiera, ma se la chiamiamo setta non è che cambia tantissimo. L'abilità, il coraggio è quello di partire dalla propria esperienza, di agire nel proprio ambito e di tentare di mettersi e di mettere in discussione quelli che sembrano dei cavalli di battaglia. Quello che cerca di dire Mario con questo libro, ma diciamo poi ne parlerà lui diffusamente, è che questi principi sono di tutti e segnatamente sono di sinistra. Quindi, che so, vogliamo parlare della lotta all'aborto, lui diciamo che cosa c'è di più indifeso della vita umana che non è ancora nata. Vogliamo parlare della madre che vive le sue difficoltà sostanzialmente abbandonata dalla politica, al di là delle chiacchiere, e poi si trova con sorpresa, che poi credo che sia un po' anche l'origine del titolo di questo libro, Voglio la mamma, si ritrova con sorpresa a essere tramutata in certa modulistica poi non avallata dal Ministero, come genitore 1 o genitore 2. Mi pare di capire che questo Voglio la mamma parta proprio da questa stranezza che è stata un po', bugiardata dal Ministero, però intanto non è stata neanche del tutto vietata, quindi è una tendenza che si va creando. Poi c'è il discorso delle unioni gay, che finché si sta sui diritti trovano diciamo, una comprensione molto ampia da parte dell'opinione pubblica, ma non si riesce a capire come poi, io sono un genitore adottivo, come poi diciamo, si faccia tanto screening, tanto esame in una coppia per vedere se è quella adatta per avere un bambino, e poi non si capisce perché insomma, poi un bambino dovrebbe rinunciare ad avere queste due figure che la natura ha voluto essere necessarie per venire al mondo, evidentemente non solo per quello, anche per, senza poi andare in questo discorso dell'appropriazione assistita, che nelle formule diciamo più moderne, fra molte virgolette, include la mercificazione di alcune figure che ancora una volta da sinistra dovrebbero essere guardate con maggiore rispetto, cioè la donazione di ovuli oppure di sperma, quindi praticamente delle persone che si fanno ragioni economiche, quindi sostanzialmente sono delle persone sfruttate per venire incontro ai bisogni di altre persone che si incontrano, vuol dire che invece hanno possibilità economiche che loro non hanno. Quindi ancora una volta sfruttamento dell'uomo più forte verso il meno forte, e anche questa, dice Mario, è una, insomma, è una battaglia, se possiamo chiamarla battaglia, di sinistra. Mi fermo qui perché rischio di non... chiedo se la presentazione ci introduce nel modo giusto e chiedo di integrare a te, poi magari ti faccio delle domande e poi queste domande vorranno essere un viatico per le domande che potranno venire dal pubblico. Grazie. Ho dimenticato le personalità più importanti di Soldà, come si fa sempre. Prima di tutto le mamme, che sono qui intanto, perché oggi è una giornata dedicata a loro, oggi è la giornata internazionale della famiglia dell'ONU, quindi una giornata, una ricorrenza laica, ma il tema ci impone di dare un benvenuto alle mamme in primis, e poi anche ai sindaci di Olevano, naturalmente, di Roiate, di Arcinazzo Romano, che quello di Roiate come sindaco ospitante lo ringraziamo in modo particolare anche gli altri amici sindaci di Olevano, che hanno accettato il nostro invito.
Grazie, grazie davvero a Don Paolo, al mio amico Angelo, che conosco da tanti, tanti anni, scrive su un giornale importante come Avvenire, grazie ai sindaci, anche qui ne conosco qualcuno da tanti, tanti anni, insomma, diciamo, vedo il virgulto del Partito Democratico locale, invece. No? Locale? Non sei iscritto, come mio. Quest'anno non mi sono iscritto al Partito Democratico, però quest'anno, nel 2007, che voglio confessare tutti i peccati, insomma, ho contribuito a fondare il Partito Democratico, ero uno dei candidati alla segreteria nazionale, eravamo 5, non sono neanche arrivato ultimo, incredibilmente, sono arrivato 4, insomma. Poi ho fatto il membro della direzione nazionale del partito, il membro della commissione che ha scritto lo statuto del Partito Democratico, e infine anche ho avuto l'onore di fare il parlamentare della Repubblica, sempre il gruppo del Partito Democratico, fino a un anno fa. Poi un anno fa ho deciso di non ricandidarmi alle elezioni, un passaggio estremamente complesso, dove c'erano dei parlamentari, forse qualcuno se li ricorda, i deputati uscenti potevano presentarsi in queste primarie dei parlamentari che si fecero il 30 e il 31 di dicembre, una cosa. Io avevo appena perso le primarie, ero un sostenitore di Matteo Renzi in quelle primarie del 2012 e scelsi di non sostenere l'opzione, diciamo così, di una sinistra che non mi piaceva, rappresentata dalla leadership di Pierluigi Bersani. Da allora, uscendo dal Parlamento, ho tentato di occuparmi di, appunto, non voglio chiamarli temi etici, non ho nessuna titolarità a darvi consigli etici, nessuna natura, insomma, sono il peggiore dei peccatori, come si vede, insomma, eccessivo, da tanti punti di vista. Però ho capito, mentre facevo un percorso di vita, in particolare nella vita di partito, che tendevamo nel partito a occuparci molto del nostro benessere, della nostra salvaguardia, diciamo così, diventava una delle attività principali, specialmente il Parlamento. Il Parlamento diventava maniacale, l'idea di trovare, no, il modo di sopravvivere lì dentro, e ci occupavamo molto meno dei temi essenziali, quindi tanto tempo dedicato ai temi inessenziali, pochissimo ai temi essenziali. Mi ricordo ogni volta che portavo la discussione su alcuni dei temi che poi trovate in Voglio la Mamma: aborto, omosessualità, transessualità, matrimonio omosessuale, omogenitorialità, turismo sessuale, eutanasia, eutanasia pediatrica, tutti temi che io ho sempre vissuto come temi enormi, enormi, ma non per una passione bigotta, diciamo così, ma perché vedevo materialmente che interrogavano poi le storie individuali di ciascuno di noi, a partire dalla mia. Io ho avuto due figlie, ho fatto la mia centesi, mi sono chiesto, ma se mi arrivasse un esito, virgolette, infausto, come mi comporterei? Ho avuto nonni, nonne che hanno vissuto l'estremo disagio, l'estrema difficoltà, curarle o trovare una soluzione di soppressione, diciamo così, magari dicendomi che è il loro bene. Ho una ragazza di 17 anni, una bambina di 3 anni e mezzo, a cui devo in realtà il copyright del titolo, perché quando sta un po' male, febbre, sapete, no? Un colpo di tosse, io mi prodigo, insomma, vado a fare il padre consolatore, diciamo così, tento tutte le strade possibili, la distraggo per un po', poi a un certo punto mi guarda e mi fa: voglio la mamma. E lì il fallimento del papà arriva drammatico, no? E lì, insomma, non c'è niente da fare, e mamma arriva e risolve, insomma. È arrivato esattamente quello che diceva Angelo, un giorno un modulo del comune di Milano, giunta di centrosinistra, che diceva per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia questa dicitura: invece di mamma, papà, c'era genitore 1, genitore 2. Io ho detto: neanche più la parola, e io voglio almeno la parola, insomma. Su questo è nata poi la scrittura di questo libro, e come vedete è un libro che ho scritto in maniera molto agile. Io ho provato a fare un lavoro dedicato veramente alla mia figlia 17enne, che legge solo quello che c'è sui social network, praticamente nient'altro, insomma, è quindi abituata a un ritmo di lettura e anche di scrittura, 15 righe e per loro è già un poema, insomma, per cui mi sono concentrato sulla necessità di parlare anche tanto a questo mondo, perché un mondo è fatto frequentato, e ho
diciamo così, amato, ho provato a far evolvere, ho creduto per esempio che la politica potesse cambiare radicalmente. 13 anni fa ero candidato sindaco di Roma con una lista che aveva la chiocciola di internet, si chiamava Democrazia Diretta, ne parlavo prima con carissimo Antonio che mi ha portato fino a qua. Luigi, scusami. E poi dopo sapete che quel tema ha avuto qualche successo, diciamo così. Internet cambia tutto, però bisogna anche stare molto attenti a internet, bisogna stare molto attenti a ciò che genera, bisogna stare molto attenti in termini di linguaggio alla proiezione che poi ci obbliga, pensate a Twitter, a esprimerci con 140 caratteri. Difficile far passare un concetto in 140 caratteri. Io arrivavo qui e contemporaneamente mi è arrivata una notizia e l'ho twittata. La notizia era questa, vediamo se riesco a non fare la figuraccia per dirvela, perché la dovevo mettere in 140 caratteri. Prendere un bambino, operarlo, trasformarlo in una bambina a 9 anni. Il disturbo ce l'hanno in testa i suoi genitori, ho scritto così. Cioè questo è un bambino che prima dell'età puberale è stato trasformato in bambina dai suoi genitori, affermando che c'era un disturbo di identità di genere. Proprio in provincia di Roma, non è, questa è una storia americana, però è successo già. In provincia di Roma ho visto che alcuni genitori che avevano mandato i figli proprio alla scuola dell'infanzia sono stati convocati per un corso sui disturbi dell'identità di genere nei bambini di 3 anni. Due giorni fa avete visto la vittoria celebrata con un grande mito di progresso, questo a proposito di un libro contro i falsi miti di progresso, del signore con la barba vestito da donna, che noi avevamo un mito di miti che sorelle e bandiera, erano divertentissime, adesso non è che è una grandissima novità quello che è successo, però due giorni fa è stato trasformato in bandiera della grande vittoria, della equiparazione, il sesso e il genere diventano qualcosa di interscambiabile, di liquido, non più comprensibile. Vogliono dirci che questo mondo è un mondo di progressista, più libero, più aperto, e che noi siamo un po' medievali, siamo retrogradi. Don Paolo qualche volta è arrivato a qualche critico del genere. Ecco, a me tutte le mattine alle 6 apro la mia timeline, si chiama così, su Twitter, la chiuderò a mezzanotte dopo il nostro incontro, dopo essere tornato a tentare di salvare un matrimonio, mia moglie non vede più, e ci saranno insulti. Dalla mattina alle 6, alla mezzanotte, a aver detto quello che ho detto adesso, che una bambina di 9 anni è una bambina di 9 anni, lasciatela perdere, che disturbo l'identità di genere, ce l'avete in testa voi. Questa roba è una roba insostenibile, insostenibile. Voglio la mamma è questo, è un racconto di breve, 130 pagine, che mette dentro tutte queste tematiche, le analizza col mio punto di vista, perché c'è sicuramente il mio punto di vista, e poi ci sono i numeri, e i numeri sono numeri, sono dati inoppugnabili, perché ci potranno dire che 106.000 aborti siano pochi, ma a me non sembrano pochi. Mi sembra un'enormità che ci siano 106.000 aborti in questo paese. Sono un uomo di sinistra, non voglio cancellare la 194, non mi batterei mai, la libertà, tutto bla bla bla, va bene, però voglio la libertà di dirlo anche, che 106.000 aborti sono un'enormità. Non è un grande successo dire che sono diminuiti un po', poi però non mi dai i dati sulla R486, così non capisco quanti sono diminuiti veramente. Sono tutti dati che prendo prevalentemente dalle relazioni parlamentari, avendo fatto il parlamentare ho accesso a alcuni dati che elenco in questo libro in maniera molto chiara. Non possiamo scandalizzarci se leggiamo l'altro giorno che una ragazzina voleva abortire per andare al Grande Fratello, l'avete letta questa notizia da qualche parte, no? Dice voglio abortire perché voglio andare al Grande Fratello. E c'è stato uno scandalo clamoroso, il 93% delle persone diceva no, non vedrò più il Grande Fratello, è successo in Gran Bretagna questo, se quella ragazza che abortisce andrà, farà questa cosa. Perché lo dicevano? Perché c'era tanto scandalo? Perché se invece se abortisci perché devi finire l'università, se abortisci perché papà si arrabbia, se abortisci perché devo fare carriera, o pensiamo davvero che i 106.000 casi sono 106.000 tragedie?
106.000 calibri, molto spesso la comparazione tra il valore primario della vita e la motivazione che porta a sopprimere quella vita è semplicemente incomparabile, cioè non c'è comparazione che possa tenere. Però culturalmente questa cosa non si può dire, questa cosa è retrograda, medievale, oscurantista e liberticida. Nel frattempo però, e lì mi sono davvero un po' arrabbiato perché non dico che quel libro è uscito anche a tamburo battente, la seconda commissione del Senato, si chiama Commissione Giustizia, sta per varare la cosiddetta legge Scalfarotto. La legge Scalfarotto è una legge che si chiama anti-omofobia, per cui un libro come questo, che non ha mezza riga di omofobico, non troverete mezza parola di contenuto omofobico, si chiude con la parola sorriso, che è dedicata a tutti, verrebbe sicuramente e matematicamente denunciato ex articolo 1 della legge Scalfarotto da qualche ostile, d'altronde non posso prendere 1000 insulti e non immaginare che arrivi una denuncia. Anzi, il PD per la verità sono stato già deferito 2 volte i propri viri per omofobia, sempre assolto, però insomma sempre. Quindi lo stile sicuramente arriverebbe e probabilmente il giorno dopo la denuncia in procura della Repubblica ci sarebbe un titolo di Repubblica e dice ci sarebbe Repubblica e ti dà di Golfi sotto inchiesta per omofobia. E quello è un marchio finale. Quindi se io avessi, forse non mi condannano perché non credo ci siano gli elementi per condannarmi, però se quella legge passa, è una legge, ricordate, che condanna anche gli iscritti che istigano all'odio omofobico, e questa è una valutazione personale, secondo qualcuno magari questo è uno scritto che, no, più innocuo di così non sapevo scriverlo, però potrebbe per qualcuno essere istigazione all'odio omofobico. Insomma, tutte queste cose hanno assunto carattere di urgenza, di drammatica urgenza, perché nel frattempo poi sono arrivate le sentenze che hanno deciso di togliere ai cittadini la possibilità di decidere su questi argomenti e di risolvere la questione tramite sentenza. Io sono contrario al matrimonio omosessuale, bene, il giudice di Grosseto decide che la coppia omosessuale che si è sposata in America va iscritta al comune, punto, sentenza, risolto il problema normativo. Sono contrario all'uterino affitto, una donna di 54 anni milanese va in India, per poche rupie si compra un'ovocita, poi per altre poche rupie si compra un'altra donna che fa da affitto, da uterino affitto per quell'ovocita fecondato, poi si compra direttamente il figlio per $100.000, poi se lo riporta in Italia e dichiara che è figlio suo, 54 anni, va sotto processo per alterazione di stato e false dichiarazioni, viene assolta per alterazione di stato. In realtà la condannano per false dichiarazioni, cosa abbastanza schizofrenica come sentenza. Allora succede che una settimana dopo un altro giudice su un altro caso di una donna non indiana ma in Ucraina in questo caso, che fa la stessa operazione appunto sfruttando il corpo delle donne ucraine, torna in Italia e viene assolta sia per alterazione di stato che per false dichiarazioni. Così è. E ancora una volta la sentenza di un magistrato, senza passare da una dialettica democratica, decide che l'utero in affitto si può fare. Basta avere i soldi e andare all'estero. La Corte Costituzionale sulla legge 40, la fecondazione eterologa, anche lì sentenza, non decisione, lì c'era stato addirittura un pronunciamento referendario, sentenza. Mi trovavo in una discussione, perché ormai mi fanno fare questi dibattiti inevitabili, Vladimir Luxuria, Cecchi Paone, mi toccano sempre le questioni. L'ultima volta mi è toccato Severino Antinori, un altro di questi campioni, no? Severino Antinori mi voleva spiegare che figlio ormai è normale, la fecondazione eterologa è la cosa più normale del mondo, che l'1% della popolazione americana era nata con fecondazione eterologica, cioè numeri che non esistono, io su questo libro pubblico i numeri, quindi ne capisco, ne so di più di Federico Antinori, di Severino Antinori. Anche io gli ho dato i numeri, ma i numeri del costo della fecondazione eterologa al suo studio. Tu sai quanto costa un ciclo da te? 30.000 euro. Ed è l'unico motivo per cui tu dici che questa è una grande battaglia di libertà, sono i 30.000 euro che ti incassi da ogni donna che vai a sfruttare su questa cosa qui. È andato via dalla trasmissione, è andato via dalla trasmissione. Questo è il modo, lo dico in particolare al mondo cattolico, che su questi argomenti è stato sempre, secondo me con 3 difetti, ben educato, timido e chiuso nelle proprie stanze. Cioè se l'ha incantata e se l'è suonata. Bravo. Si fa le sue associazioni specifiche di segmento, l'associazione sull'aborto, l'associazione sull'identità di genere, l'associazione su, ognuno fa la sua associazioncina, poi sommessamente in maniera un
po' chiesastica, diciamo così, dice, oh, però non è che ci sta tanto bene questa cosa qua, sappiatelo. Avvenire fa un pezzo, anche, editoriale anche del mio amico direttore, Marco D'Arquigno, e lì finisce. Invece noi dobbiamo cominciare a portare questa battaglia, che è di termini laici e non confessionali, che è una battaglia intellettuale, culturale, fondata su elementi razionali. Questo libro vi farà conoscere pagine che non immaginate, di Pierpaolo Pasolini, di Norberto Bobbio, dei grandi pensatori. Sentite le canzoni di Fabrizio De André, d'accordo? Non è scritto da uno che nella vita ha fatto, insomma, lui non so se mi confessa e mi perdona tutto, insomma, speriamo di sì, però insomma non so se sono messo benissimo. Ma la battaglia non è quella, non è una battaglia ecclesiale, non è una battaglia confessionale, è una battaglia per la civiltà della democrazia e del diritto. Però per combatterla bisogna essere estremamente competenti, perché no, ti schiaffano in quell'angolino e non ne riesci a uscire. Avere, la mia sofferenza è stata non avere bibliografia, io non c'avevo bibliografia che avesse unito tutti questi temi in un unico testo, cioè qualcosa da copiare, insomma, sostanzialmente non ce l'avevo. Dovevo studiarmi i manuali di Sgreccia, che sono meravigliosi, bellissimi, ma mia figlia gliel'ho dato e l'ho trovato vicino al camino ed ero preoccupatissimo per la sorte successiva, diciamo così, insomma. E troppe pagine, troppe informazioni, troppa sapienza. Noi abbiamo bisogno di fare queste battaglie con una grande consapevolezza delle riflessioni che ne sono alla base, una grande consapevolezza delle conseguenze logiche e quindi del motivo per cui combattiamo su alcuni terreni che sembrano terreni, come lo dico, liberticide. Però se tu mi accetti la coppia di Grosseto, perché io per scrivere questo libro devo studiare un po' di ordinamenti giuridici, per esempio l'ordinamento giuridico indiano, che regola la vita di 1.200.000 persone, ha al proprio interno la poligamia. I cittadini di religione musulmana in India si possono sposare con più donne. Se un indiano si trasferisce a Grosseto con le sue 7 mogli, quel magistrato me li scrive nel registro? Perché mi deve spiegare perché i 2 sì e i 7, le 7 mogli dell'indiano no. Una volta tu rompi la questione ultramillenaria del matrimonio come unione tra un uomo e una donna, perché 2 diventa il numero? Perché non 3, non 5, non 7? Alle 7 mogli gli diamo la pensione di reversibilità a tutte? Le conseguenze sono enormi, enormi, perché quei 2 che sono coppia sposata con matrimonio hanno dal loro punto di vista, in termini logici innegabile, il diritto a costruirsi la famiglia, e poiché Gino e Peppe figli non ne possono fare e non c'è niente da fare, la strada diventa inevitabilmente quella del dovere in affitto, anche perché l'adozione, l'ha raccontato un po' Angelo, quanto sia complicato quel percorso. Quindi molto spesso il percorso, io racconto in questo libro la storia di Elton John. Elton John si sposa, glamour, che figo, un matrimonio con David, vabbè, e poi voglio fare la famiglia, e allora facciamo il figlio, e non si può fare. E allora risolviamo con l'udere in affitto. Ci facciamo un bel casting, stile Grande Fratello, troviamo la donna adatta, la troviamo in Canada, la pagano $200.000. Tutto quello che racconto in questo libro non c'è una parola che sia mia, sono tutte parole tratte da interviste di Elton John, sue, non è una libera interpretazione. Vanno in Canada, questo figlio finalmente nasce, viene adagiato sul corpo della madre, lo dicono sempre i giornalisti inglesi, madre biologica, per me madre. Dopo 10 secondi viene staccato a forza dal corpo della madre, perché non deve avere il rapporto parentale con la madre. Questo bambino comincia a piangere inconsolabile e Elton John descrive l'imbarazzo di tutti gli astanti in quel momento. Il bambino viene consegnato, si chiama Zacca, viene consegnato a Elton John e al suo marito, tornano in Inghilterra, il bambino continua a piangere, resta inconsolabile per 2 anni, lo dice Elton John, non lo dico io. Elton John pensa di risolvere la questione mandando tutti i giorni il suo jet privato in Canada a prelevare il latte materno dal seno di quella madre, senza permettere mai l'incontro, perché il contratto era quello. Alla fine di questa intervista che ho trovato agghiacciante al Daily Telegraph,
Elton John dice, aperte virgolette, quando Zack scoprirà che non ha una madre, gli spezzerò il cuore. Chiuse virgolette, punto. È conseguenza logica del matrimonio omosessuale contro cui io mi batto. Ma è o no l'orrore? A me sembra l'orrore. L'impacchettamento di questa proposta anche dal punto di vista mediatico invece era glamour. Se voi vi andate a leggere le foto, le cose, l'impacchettamento mediatico di tutto questo, troverete toni leggiati, che bello, che novità, la coppia di genitori, il mito di progresso, appunto. E noi siamo dentro a questa enorme fase di contraddizione. È orrore o è la grande soglia del progresso? La mia battaglia, credo vi sia chiara. Io vi propongo un'idea, vi propongo in questo libro dei numeri che danno forza a quest'idea, vi propongo dei dati, vi propongo degli elementi di approfondimento con dei link anche, magari potete cliccarci, andare a cercare su internet e immediatamente vedervi magari un video, vedervi uno strumento di conoscenza maggiore su questi temi, poi fatevi la vostra opinione, però sappiate che sono temi che andranno a interrogare la vostra vita, in un modo o nell'altro. Gli altri forse sono temi inessenziali, di 80 euro, sì, no. Questi interrogano la vostra vita. Quando una signora di 89 anni viene suicidata in Svizzera e trovate il titolo, la signora si è andata ad ammazzare perché non voleva più vivere nel mondo tecnologico. Tutti i giornali italiani hanno fatto questo titolo. È andata in Svizzera perché non sopportava più le email, il computer, le persone erano diventate impersonali. A me sembrava una pazzia, intanto poi da giornalista mi è scattato un campanello, questa è morta, come fa a fare queste dichiarazioni? Ma sono andato a studiarmi la storia. Le 10 pagine di moduli della clinica Dignitas, che sempre pietosamente e generosamente a 13.000 euro a botta elimina la gente con un'iniezione di cloruro di potassio, perché questo è il meccanismo, neanche tra l'altro ve la fa l'iniezione, ve la mette in mano in maniera che ci pensiate voi, perché non vuole guai dal punto di vista legale. Voi pagate 13.000 euro e vi danno il cloruro di potassio. E le 10 pagine dei moduli per accedere a quella clinica non l'aveva compilata la signora, l'ha compilata la nipote, la quale nipote ha accompagnato la signora, ha provveduto a che tutto venisse fatto con dignità, come dicono loro. Poi ha raccontato la storia dall'appartamento della signora in cui si era installata una settimana dopo, perché la signora non aveva marito, non aveva figli, e lei, guarda caso, la nipote, era l'unica erede. Ora, io non ho nessuno strumento per poter dire che quella nipote puntava all'eredità della signora, però fatemi dire che quel tipo di legge, la legge che in Belgio, Olanda e in Svizzera consente l'eutanasia, apre le porte all'inferno. Apre le porte all'inferno. Voi ve le immaginate nella sanità italiana cosa vorrebbe dire mettere in mano alle strutture sanitarie la possibilità di operare in questa maniera? In Belgio hanno soppresso 20.000 persone, dati ufficiali, sempre qua, numeri. La bellezza dell'eutanasia come mito di progresso ha portato alla soppressione di 20.000 persone, 10.000 delle quali non avevano espresso il consenso, nonostante la legge lo richieda. E ora la frontiera ulteriore è che l'associazione dei medici belgi, proprio due giorni fa, ne ho scritto, ha chiesto che si possa ufficialmente procedere alla soppressione di chi ha una qualità di vita negativa, a prescindere dal consenso dell'interessato e della famiglia, che sia semplicemente una valutazione medica. È una conseguenza logica. Dal punto di vista del medico, è una conseguenza logica. Se si può fare, e leggetevi le curve che vi racconto in questo libro, all'inizio 500 casi, poi comincio a diventare 1000, 1500, 2000, che sono, si ammalano di più? No, semplicemente si aprono le finestre morali del poterlo fare. E a un certo punto diranno, ma il vecchio lì capisce niente, sono io medico che mi devo assumere la responsabilità, perché so che ormai quello non ha più speranza. È o non è l'inferno? Questa roba tocca la vostra vita. La mia sicuramente. Non sono vicende che possiamo, di cui ragioniamo in astratto, sono storie che sono già segnate sulla nostra pelle. Voglio la mamma si occupa di questo. Grazie.
se abbiamo ancora Don Paolo una mezz'oretta, io voglio 45 minuti secchi da adesso, allora ci cacciano. Io provo a fare qualche domanda, provo a fare qualche domanda, ma sono convinto che ne verranno dal pubblico. Diciamo, nel mio racconto biografico di Mario, che è stato fortemente omissivo sull'aspetto politico, ma la verità è che io lo stimo soprattutto come comunicatore, in politica lo vedo più come incursore. I tempi della politica sono biblici e probabilmente non rispondono al suo carattere, però purtroppo in questi 20 anni è cambiato molto poco, e quel poco è cambiato in peggio, quindi noi dobbiamo sperare che anche nella politica, insomma, si trovino delle persone che, facendo esercizio di pazienza, di tessitura, portino questo paese in salvo, perché voi sotto l'aspetto economico, voi sotto l'aspetto valoriale non viviamo un bel momento. Mi ha ricordato Antinori, devi sapere che io non ho grandi esperienze di querele, ma lui è l'unico mio querelatore, ho vinto in tutti i gradi di giudizio con una piccola soddisfazione. Quando propose la clonazione, fu assalito dai media di tutto il mondo con anche con parole un po' offensive. Io ritenevo una scriminante citare giornali stranieri importanti, lui si appellava invece alle parole usate, insomma, effettivamente per fortuna nel mio caso c'è stato un giudice a Berlino, come si dice. Ecco, citerei un fatto curioso che mi ero dimenticato di raccontare, che ci fa andare indietro e ci fa andare su un tema specifico. Con Don Paolo ci conosciamo per una ragione molto molto particolare. Don Paolo, da ragazzo, credo non fosse ancora sacerdote, giusto? No, assolutamente. Obiettore di coscienza. Era obiettore di coscienza nella mia Avellino, dove io ero, insomma, chissà, forse già scrivo un po'. Insomma, lui sostanzialmente si ricorda di me dai tempi del terremoto, dove lui venne volontario, 1981. Poi c'è stata l'occasione di risentirci, credo che ci fosse il premio al cardinale Ratzinger, futuro papa, dopo pochi mesi, no? A Subiaco, e lui nel porgermi il comunicato mi tira fuori insomma questa antica conoscenza. E poi ci siamo incontrati e tu dici, ma Mario sta pensando, ma chi sarà qua? C'entri anche tu, perché sostanzialmente parliamo dell'81, quando Mario viene accusato di essere incoerente, insomma, quando professa questi chiamiamoli valori, chiamiamoli queste essenzialità, stiamo alla parola usata, lui ricorda che era un dispensatore di volantino, di manifesti, già al tempo dell'aborto. Io mi ricordo che fra i volontari circolava un po' come scherzando la frase che poi è rimorchio andare sul manifesto, è un bambino, perché mi ricordo che scottevamo un volontario della Calabria che aveva questo strano accento, e io lo aspettavo, è un bambino, e allora sostanzialmente era un po' la parola d'ordine di quel tempo. Quindi l'amicizia con Don Paolo, gli albori dell'impegno, perché eri proprio un ragazzino, Mario, tu, però certamente una coerenza di impegno che tu rivendichi su questo dramma, come lo hai in qualche modo definito tu, citando dei dati. La domanda è semplice, nello stesso tempo misconosciuta. Ma se tanta gente, insomma, desidera avere bambini, e se tanta gente è costretta, perché di fatto più delle volte si tratta di una sorta di costrizione, non credo che lo facciano volentieri, a sopprimerli, ma è possibile che non si crei un canale di solidarietà fra queste due situazioni? Insomma, in questo paese non ci si parla di più. Poi fra l'altro la 194 ha un aspetto sottaciuto che insomma spinge anche a un impegno in questa direzione. Insomma, mettendo insieme un po' l'osservatore ma anche il politico, non pensi che si possa fare di più in questo senso? La 194 va applicata tutta, ovviamente. È una strana legge per cui viene difesa, ma per esempio per gli obiettori medici di coscienza non deve valere, no? Per cui l'articolo 8 non va considerato. Insomma, è una legge che ha delle caratteristiche su cui si può lavorare molto, prima di tutto nel dare informazioni corrette alle donne che devono prendere una decisione, e spiegando che ci sono alternative serie e precise all'aborto.
ma soprattutto è un problema culturale. Io l'altro giorno mi trovavo in una primaria trasmissione in cui il conduttore mi ha additato dicendo: ma come fa una persona come te a dire che non esiste per la donna il diritto all'aborto? E io gli ho risposto: guarda, non lo dico io, lo dice la legge 194, non c'è scritto c'è un diritto all'aborto. L'aborto è un extrema ratio, è in caso di gravidanza indesiderata l'estrema scelta. Di mezzo dovrebbe esserci tutto un lavoro che conduce direttamente dove dici tu. Però noi su questo siamo arretrati culturalmente, perché abbiamo considerato tutto normale, siamo arrivati adesso a avere il tasso di natalità in Italia, nel tuo meridione d'Italia, quello che faceva figli ammazzi, adesso abbiamo l'indice di natalità più basso d'Europa, 1,4 figli a donna. Che è successo? Che è successo dal punto di vista culturale? Tra l'altro l'indice di natalità che dobbiamo prevalentemente a donne immigrate, e dove invece la donna, diciamo così, italiana autoctona resta sul figlio se lo fa, e poi si accorge molto tardi che ha desiderio di paternità e parte con il delirio, no? Successivo della fecondazione assistita. E questo è il vero problema. E allora bisogna fare l'eterolo, allora qualsiasi cosa, allora l'utero in affitto, allora qualsiasi cosa. Ma noi dobbiamo, possiamo partire dall'esigenza del più debole? È un meccanismo di ragionamento che vi convince? È istintivo stare con il più debole? E io quando leggo la storia della 54enne milanese e della donna comprata, o l'ovulo comprato alla donna per qualche rupia, istintivamente, fate venire anche da persona di sinistra, tendo inevitabilmente a stare con la donna sfruttata e a dire questa è una cosa orrenda che va a violare l'intimità di quella persona nella maniera più profonda possibile e si poggia su uno stato di bisogno di quella donna. Quando vi racconto la storia di Elton John e del neonato, istintivamente il più debole non vi è chiaro chi è, ma è la coppia di ricchi omosessuali o quel bambino? È chiaro o non è chiaro? Quando leggete questa storia che ho twittato prima, bambina di 9 anni, bambino di 9 anni viene trasformato in bambina con operazione chirurgica. Ah, è chiaro chi è il più debole o no? Tutte queste cose, se diventano normali, perché il problema è che dall'81 in poi progressivamente è diventato tutto normale, e anche leggete la storia come viene proposta della bambina che ha cambiato sesso, anche dai giornali italiani, viene proposta con la bambina che mostra lo smalto rosa sulle unghie e viene considerata anche quella un grandissimo passo avanti. Non c'è una denuncia su questa cosa qui, eh? Si accompagna al cantante con la barba sotto lo slogan "We are unstoppable", che vuol dire non ci fermeranno, perché la loro battaglia può arrivare ovunque, fino a far cambiare sesso a una bambina, diagnosticando una follia come il disturbo di identità di genere tale da dover costringere all'operazione prima del dato puberale. Mi ha scritto un'amica che quando io ero un maschiaccio, mi ero a 12 anni, meno male c'era sta cosa, però altrimenti il chirurgo non me la togliava nessuno. Cioè, è una battuta, ma è verissima, è verissima. Però, caro Angelo, noi abbiamo cominciato a considerare normali delle cose e adesso ci considerano, ci spiegano che Zach di Elton John è normale che non ci abbia la madre, che quella è solo una madre biologica, che va benissimo pagare 200.000 euro dopo un casting per avercela come forno in cui infornare la pagnotta, è normalissimo che la bambina cambi, è giusto che la bambina cambi sesso perché gli piaceva giocare con Barbie. Quando è che parte il nostro sussulto? Quando è che trovo un altro libro? Perché non ce n'è. Perché poi il problema è anche quello dell'elaborazione culturale su questi temi, dell'avere il coraggio, perché questo è complicato. Io lavoro in televisione, qualcuno di voi ogni tanto me l'ha visto in TV, no? Voi pensate di questo libro, mi fanno parlare in TV, ne avete visto negli ultimi 20 giorni, ho dovuto parlare di 80 euro, di Renzi, tutte le fregnacce possibili. Ho scritto questo libro, c'è una conduttrice che lo mette così,
pur di non parlarne, però a lei piace il libro, allora lo tiene così, ma si è inquadrato per 2 ore e mezza, e quando la trasmissione è la 7 che dura 2 ore e mezza, lo tiene così, fa il suo atto di resistenza in questo modo, ma sa che non ne può parlare perché il regista la pensa in una certa maniera, perché il vice direttore la pensa in una certa maniera, perché l'autore la pensa in una certa maniera, ed è un problema, perché in realtà queste idee non hanno cittadinanza nel dibattito culturale di questo paese. Sei alla pace solo se dici che è bello, come si chiama, Conchita Wurst che vince l'Eurofestival, solo quello puoi dire, solo quello. Se dici ma che è quel coso con la barba, ah, medievale, razzingheriano, fate retro, volevi bruciare le streghe al 500, sei per l'inquisizione. E il nostro sussulto nell'editoriale d'Avvenire, benemerito, sempre benemerito, ma non basta. Guardate, in questa fase qui, io l'ho capito, non basta, perché vi proporranno come normale tutto, vi proporranno come normale tutto, e o si reagisce adesso, quando arriveranno le sentenze, quando arrivano le sentenze, perché non lo faranno per via democratica, perché per via democratica vinceremmo di nuovo noi come abbiamo vinto il referendum sulla legge 40, la odiata legge 40, che tutto il mondo odiava, però non si sa perché ha avuto il più basso indice di partecipazione a un referendum della storia referendaria italiana. Non ce lo faranno passare tutto questo per via democratica, la faranno per via di sentenza di magistratura. Ma allora dobbiamo presidiare il territorio e cercare di capire, perché se io avessi saputo una settimana prima che a Grosseto stava per arrivare quella sentenza, avrei creato opinione pubblica contro quella tendenza e quell'idea, dove peraltro il PM giustamente diceva, ma come facciamo a iscrivere una coppia così nel nostro registro? No, non si può fare, ho detto il PM, la richiesta del PM era quella, E il magistrato ha detto, va, andiamo sui giornali, perché questa è stata la geniale, andiamo sui giornali con una cosa nuova. Se noi veniamo a conoscenza prima, per questo noi insieme al libro stiamo facendo anche un'associazione sul territorio che si chiama ULM, voglio la mamma, per presidiare il rapporto con le scuole, per andare a discutere con gli insegnanti prima del caso del liceo Giulio Cesare, prima. Perché non deve accadere, le nostre mamme da adesso stanno andando a parlare con gli insegnanti faccia a faccia, non facciamo i comunicati stampa, noi andiamo a parlare faccia a faccia, gli spieghiamo che abbiamo questa posizione, perché poi al liceo Giulio Cesare di Roma, qualcuno sa quando è andata la vicenda, no? Una lettura di un passo sostanzialmente pornografico, omosessuale, il rapporto fra minori della scrittrice sublime Melania Mazzucco. Una ragazza, perché lì la reazione è stata di una ragazza di 14 anni, inizialmente è stata una ragazza, poi i genitori, si è detta contraria ad andare avanti in quella lettura. Scandalo, come sapete, omofobia, disastro, ma come si fa a censurare lo zucco, non capite niente, allora io ho fatto questo semplice esercizio. Sono andato in una riguardo di queste trasmissioni che vanno per la maggiore, ho detto, beh, se mi accusate di essere omofobico, facciamo una cosa. Questa è la pagina 123 del testo, e ho cominciato a leggere la prima riga. Il conduttore è sbiancato, e ha fatto no, fermo. Ah, fermo. A mia figlia di 14 anni, tacci tua, che ho detto dopo, il camerino, va bene, però qua io alla tua cosa non lo posso fare. E com'è? Ma non era grande letteratura? Stavo leggendo un passo di grande letteratura. Ragazzi, se li schiaffiamo davanti ai fatti, ai 30.000 euro di Severino Antinori, Alessandro Cecchi Pavone, che ha il coraggio di venire con me a 1 mattina con 3 milioni di persone davanti e dire che servirebbero delle norme che tutelano anche economicamente i suoi fidanzati passeggeri, vi giuro testuale, ha usato l'espressione fidanzati passeggeri, perché altrimenti c'è un vulnus sul diritto di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Uno allarga le braccia e dice, vabbè, gioco partita incontro, perché se dici una cosa del genere lo capisci a te che non funzioni più. Tra l'altro il Folle si è anche candidato all'Europea al Sud, come puoi vedere andando a proporre questa cosa. Avendo gli strumenti si combatte con grande forza, grande nettezza, facendo quella che in scacchi si chiama la mossa del cavallo, sorprendendo, stordendo,
senza fare il catechismo, ma facendo riflessione culturale, intellettuale, razionale, laica, ma con la forza dei numeri, degli argomenti, la convinzione, essendo qualche volta poco ben educati, per aver ascoltato forse qualcuno alla zanzara usare pure qualche parolaccia in questa trasmissione radiofonica, vedo il signore in fondo ride, mi scuserà, ma quando ce l'ho, come si dice insomma. Uno dei pregi di questo libro, direi, è la lucidità del pensiero, dell'analisi. E io voglio fare una domanda, faccio fatica a capire, a meno che tu mi smentisca e sarai contentissimo, come tutto un mondo culturale di sinistra, diciamo così adesso, o comunque una parte di questo mondo culturale non venga dietro a questa richiesta di soccorso per i deboli. Ci sono delle pagine bellissime sulle donne, su come vengono usate, proprio usate le donne come incubatrici, li chiami in un certo punto incubatrici naturali o del genere. Insomma. Cioè, come mai, almeno all'apparenza, se è un'apparenza, in questo mondo una voce come la tua, una voce così isolata, addirittura che diventa, come dire, osteggiata perché è fuori dal coro, come mai non si riesce a trovare persone, come dire, la Manif Portus in Francia, tu conosci la situazione della Chiesa in Francia, lì mica sono stati i vescovi, Bagnasco francese a mandare in gente in piazza, sono stati 800.000 cittadini francesi, liberi pensatori, così, che però di fronte a un'evidenza, perché il pregio di questo mondo, di questo libretto è, come dire, la lucidità e la, come dire, una... troverete una marea di buon senso, che è una cosa oggi più rara che cosa, trovate argomenti così lucidamente di buon senso, un senso pensato, un senso, come dire, ragionato, ma che sono di un'evidenza la palassiana, insomma. Perché questo mondo non si riesce a... oppure si sta muovendo qualcosa? Guarda, è un problema proprio... di poi far venire giù il sassolino che può dare inizio a una valanga, perché poi dopo averlo scritto il libro ho cominciato ad avere anche all'inizio un po' paura, come avete capito il libro rompe scatole parecchio, insomma, l'ambiente da cui provengo, e sicuramente ho avuto reazioni al limite della follia, insomma, molto pesanti. Poi però mi sono cominciato ad arrivare le mail, tante lettere, di storie, di persone che votavano o votano a sinistra. Poi mi sono cominciato ad arrivare gli inviti dal capogruppo consigliare del PD di un comune piuttosto che di un altro. Io in questi 4 giorni farò 8 presentazioni, 8. Sono Levano Romano, tra poco, se mia moglie mi fa rientrare a casa, dormo un attimo, poi volo a Verona, dove faccio una presentazione domani, poi faccio Ravenna, Ferrara, Russi, Bagnacavallo, poi torno e faccio un'altra roba all'Antoniano, poi Firenze, Empoli, Perugia, e non so se avete notato, sono tutte regioni, a parte l'isola della Scala, Verona, tutte regioni rosse, perché in molti nella sinistra hanno capito che almeno l'avvio del dibattito era necessario. Io ho cominciato a scrivere perché a un certo punto sulla legge Scalfarotto, ti ricorderai Angelo, accadde una cosa che non era mai accaduta nel PD. Votarono compatti, votano mai compatti su mia, litigano su tutto, no? I miei compagni di partito. Quella volta sulla legge Scalfarotto, tutto il gruppo senza una defezione. E io lì ho capito che la questione diventava pericolosa. Perché se non aprivi lì il varco, allora lì era cominciata la muraglia culturale. Io so che con questo libro non vado da Fabio Fazio, non vado da Daria Bignardi, non vado da Concita, non vado su Repubblica, però poi mi scrive magari un biglietto Ferruccio De Bortoli, magari esce l'articolo sul Corriere della Sera, sbagliano il nome del titolo, non sto scritto Viva la Mamma, vabbè, però va bene lo stesso, insomma. Anche oggi un'intervista su Italia Oggi, cioè Viva la Mamma, io non chiamerò così la seconda edizione.
comincia a vedere che il sassolino è partito, non è ancora la valanga, non lo è. Però quando io arrivo a Trento mi ha intervistato il direttore del giornale locale, si chiama Ladige, è un giornale... Ex collega Giovanetti. Bravissimo, Giovanetti è un ex collega di Avvenire. Il giornale Ladige è un super giornale, insomma, fa 70.000 copie, una cosa insomma consistente. E la platea era affollatissima, hanno scritto i 333 trentini, ho chiamato, insomma, una cosa incredibile, questo teatro strapieno. A un certo punto Giovannetti ha detto: ah, ma non applaudite sempre, perché così sembra una clac. Sono imbufaliti, hanno cominciato a contestare il direttore del giornale, in maniera molto vibrante. Io ho capito, lì era scattato qualcosa. Io, romano, venuto da fuori, era scattata una forza di chi dice: adesso no, basta, io voglio protesto, non sono una clac, mi offendi. Uno si può passare dicendo: se mi dice sono una clac, mi offendi. Perché poi ho scoperto che rispetto alla storia delle sentinelle in piedi, conoscete queste persone, tra cui sono andato anch'io improvvida per le mie ginocchia al Pantheon a fare la veglia di preghiera, anzi la veglia per la libertà di espressione, la chiamerei così, lui aveva messo un giornalista omosessuale a seguire le sentinelle in piedi, e quindi quei ragazzi si sentivano un po' infastiditi al fatto di essere trattati così, trattati sempre come gente da descrivere negativamente, in maniera retrograda, e hanno cominciato a reagire. Cioè, ho sentito la reazione dei ragazzi, proprio dei ragazzi, delle ragazze, e ho capito che qualcosa abbiamo fatto, tutta questa fatica. Perché poi, no, mia moglie me lo dice: ma che vai a fare a Russi, dove saranno 26 persone? Ho detto: vado perché magari una persona a Russi aiuta a aprire un varco in più, un varco in più. E da qui alla fine del 2014 faremo alla fine, credo, 200 date in giro per l'Italia. Basta? No che non basta. Però, come diceva Don Paolo, c'è la Manif, c'è appunto l'esperienza dei sentinelle in piedi, c'è tanto mondo cattolico, e credo si scuoterà, perché vedrà arrivare le sentenze, capirà che il momento è drammaticamente pericoloso, ci saranno appunto organi di informazione, Avvenire, Radio Vaticana, tanti siti internet, penso alle Teia, tanti luoghi dove si comincia a discutere animatamente intorno a questa cosa. Lunedì, per chi vuole, alle 21 facciamo un'iniziativa al Teatro Antoniano di Viale Manzoni e mettiamo insieme tre scrittori. Sono io, c'è Costanza Miliano, che forse qualcuno conosce, c'è Marco Scicchitano, abbiamo scritto di cose diverse, siamo diversissimi da tutti i punti di vista, però siamo insieme. Allora non siamo più soli, non è più un meccanismo isolato, si comincia a aggregare realtà, si cominciano ad aggregare forze intellettuali, forze popolari, e si fa battaglia, così si fa battaglia. Quindi hai ragione, sì, all'inizio sembra, no, di sbattere sul muro, poi vedi che è l'unico modo per aprire la crepa sul muro, dare tante capocciate a sto muro, e qualcosa si comincia già a vedere. Non succede adesso, ma si sta costruendo, e secondo me possiamo arrivare a risultati concreti, operativi. Cioè, dal mio punto di vista, fermare la legge Scalfarotto, che per me è una priorità, perché altrimenti questo libro non esce più, per essere chiari, perché nessun giornalista in Italia avrebbe mai il coraggio di esporsi a rischio di farsi un anno e mezzo di galera, di essere bollato come omofobo in maniera definitiva. E quello è il primo obiettivo che noi ci poniamo: lavorare sul territorio rispetto al rapporto con la scuola e con i tribunali. Non vogliamo le sentenze, non vogliamo il caso Giulio Cesare. Dobbiamo sapere prima quello che sta succedendo e dobbiamo intervenire prima di tutto a tutela dei più deboli, cioè dei nostri figli. Questo è un lavoro che faremo materialmente, stiamo cominciando a fare materialmente. Dopodiché c'è da fare la partita più complessa. In Parlamento ci sono delle proposte di legge già incanalate in Commissione Giustizia al Senato sulle unioni civili, omosessuali e non. Bisognerà fare una battaglia su questo, perché io purtroppo all'inizio ero favorevole alle unioni civili, poi ho capito che se dai un dito vai al braccio e non c'è niente da fare. L'esperienza francese e spagnola ci hanno detto esattamente tutta la stessa cosa: hanno avuto il Pax, dopo hanno avuto il matrimonio, dopo il matrimonio vogliono l'utero in affitto, è inevitabilmente così. In Inghilterra è successa la stessa cosa, in Spagna è successa la stessa cosa, quindi non c'è possibilità di aprirsi su questi punti, e le battaglie vanno fatte sul territorio della consapevolezza, che se tu sai che in seconda commissione al Senato ieri si discuteva, chi va sulla pagina Facebook di Voglio la Mamma lo sa prima, non legge il giornale dopo,
lo sa prima e magari crea sulla sua pagina o su, nel suo comune, nella sua realtà, opinione affinché i senatori decidano in una certa maniera. Questo è il metodo con cui si può fare battaglia. Domanda dal pubblico anche molto senza problema. Scusi, ma come mai questa lobby gay è così potente? Io me lo so sempre chiesto. Dove viene questa? Allora, sì. No, no, ma aggiungo a Augusto perché anch'io ho degli amici, come dire, sono omosessuali, oppure sono anche amici, ma nessuno di loro si sogna di chiedere il matrimonio o roba del genere. Così. Da dove viene tutta sta forza? Cosa c'è dietro? C'è, ragazzi, quello che succede sempre in tutte le società opulente, c'è un tentativo di conquista di potere e denaro. Sono i due i fattori, potere e denaro. È chiaro che se Grillini, dico l'amico con cui litigo, vuole avere più potere nel Partito Democratico, nell'area centro-sinistra, cercherà di dipingere me come un fascista omofobo, cercherà di allargare il suo spazio di influenza, così conterà di più, verrà eletto, prenderà i suoi 16.000 al mese, lui, i suoi amici, un'altra ancora, Scalfarotto va al governo, la Concia diventa ministro, che ne so. E poi i denari, vi ricordate quello che hanno fatto a Barilla? Ricordate quando ha detto una cosa, sempre quella trasmissione si chiama La Zanzara? Quelli sono denari, una serie di aziende hanno detto no, noi siamo gay friendly, comprate la pasta nostra. E il sistema della moda, sapete quanti miliardi di euro muove? In Italia e nel mondo? Cifre, numeri, imparateli, sono centinaia di miliardi di euro con cui vi raccontano che la vostra figlia di 6 anni si deve vestire come una zoccoletta, scusate l'espressione, ed è business. E voi non vi sognereste mai di vestirla in quella maniera, vi vedete massacrati dalla pubblicità di Dolce & Gabbana, se abbiamo fatto pure i nomi, ok? E l'ideologia di fondo che vi ha spinto ormai a considerare normale, bello, che quella ha cambiato sesso a 9 anni, cioè che problema c'è se si mette la minigonna in guinale a 6 anni e mezzo? Sono denari. È denaro e potere. È questo il tentativo. È possibile che soltanto i gay hanno tutti questi denari e potere? No, non ce li hanno, dobbiamo cercare di limitare la loro capacità di influenza il più possibile. Ce l'hanno solo loro, diciamoci la verità. Noi dobbiamo tornare a avere consapevolezza del fatto che siamo maggioranza della popolazione, siamo maggioranza in Parlamento, siamo maggioranza. Perché nel Partito Democratico, caro Don Paolo, sai la verità qual è? Che quando abbiamo discusso poi veramente su che facciamo, lo mettiamo nel programma il matrimonio omosessuale, il punto di programma, abbiamo votato no alle ultime primarie. 3 candidati c'erano: Renzi, Cuperlo e Civati. Renzi e Cuperlo hanno esplicitamente detto no al matrimonio omosessuale. Solo Civati diceva sì, è fila 90-10. La percezione che tu hai, esattamente loro vogliono questo, che tu ti senta retrogrado rispetto a una grandissima opzione di progresso. Tu devi diventare consapevole che retrogrado non sei, che non sei minoranza, e devi avere gli strumenti per fare una battaglia culturale contro chi ti viene a proporre questo tipo di opzioni. Però il problema è talmente ampio, investe intere nazioni, un intero continente, che io non posso pensare che soltanto la lobby gay faccia... Studia, anche questo, studia, non è vero, sono minoranza, mi metto in testa queste stronzate, ma sono minoranza, però... perché il matrimonio omosessuale è legge in 7 paesi, però nei media, in 7 paesi sui 48 europei, certo, in media, ma tu devi avere gli strumenti per sapere che non è vero. Per sapere che non è vero, perché nel giorno in cui vi dicevano quant'era bello il matrimonio omosessuale in Inghilterra, lo stesso giorno il Parlamento nordirlandese votava contro il matrimonio omosessuale, solo che facevano in modo di farvi sapere che in Inghilterra era passata l'equiparazione al matrimonio e nel Nord Irlanda il voto non ve l'hanno proprio detto sui giornali che c'era. E quindi tu devi avere la forza di sapere che il matrimonio omosessuale reale è in 7 paesi su 48. Estrema minoranza. Allora io devo pensare che... E in alcuni paesi queste normative possono arretrare. In Spagna stanno facendo una campagna ai popolari per tornare indietro su questi argomenti.
Non è vero che l'orizzonte di progresso è inevitabilmente quello di seguire l'onda di Hollande, sai perché? Perché Hollande, 10 mesi dopo aver approvato il mariage pour tous, è al livello più basso possibile di consenso della storia di un presidente della Repubblica francese. E quindi questa roba fa male alla sinistra, fa male alla sinistra. Zapatero non hanno potuto candidare alle elezioni i socialisti francesi, sono vergognati di presentarlo anche deputato in un minimo collegio marginale in Spagna, l'hanno semplicemente cancellato dalla politica. Perdono su queste cose, ma vi fanno pensare che sia la grande novità, perché vi mentono la cantante con la barba e vi dicono: vedete che grande novità bella? Servono gli strumenti culturali per essere consapevoli dei fatti. Addio. Io apprezzo molto, ecco, la cosa che lei diceva proprio la ricerca da Rombano. Si sente dietro. Lei per scrivere, scrivere questo libro è andato contro anche a gran parte della percentuale della, diciamo, della corrente di cui fa parte la sinistra. Oh. Secondo me, ma non sarebbe il caso adesso, a monte di tutto questo, cominciare a capire che bisognerebbe cambiare politica, cioè non esiste più, voglio dire, l'ideologia, la famosa ideologia dove tutti credevamo, di destra, di sinistra, quella vecchia DC, i vecchi compagni, e quindi cercare di individuare persone, anche come lei, che ripete, ribadisco, apprezzo per questo suo andare anche contro la sua corrente, e mettersi insieme ad altre persone, magari anche di destra, ecco perché dico individuare, e poter capire che adesso ormai destra, bianchi, rossi, non esiste più, ma creare una forza dove ci si capisce nella forma appunto essenziale di quello che bisogna fare. Perché poi, a quanto ho capito, tutte queste che io chiamo fantasie scellerate, cioè di fare queste, Elton John, Antinori, si basa soprattutto, perché oggi purtroppo è il Dio denaro, ecco. Quindi io le chiamo le fantasie scellerate. Allora, facendo poi, ecco, questa nuova ideologia, le diamo, forse sono andato un po' oltre, diamo la possibilità a questi grandi signori, perché magari Elton John è un grande cantante, tanto di cappello, Antinori un grande dottore, tanto di cappello, però hanno altre fantasie che vanno contro la natura. Diamo la possibilità di essere benefattori, di togliergli un po' di soldi, magari dargli alla gente, almeno abbassano un po' la cresta, detto in poche parole. Ecco, cioè io penso che questa sarebbe una buona lotta, altrimenti, mi scusi, lei oggi presenta il suo libro, sicuramente è bellissimo e concreto, e è un'altra persona, un altro libro, nel senso, si parla. Una forza trasversale. In sostanza non si chiude. Forza trasversale. Guarda, questo tema della forza trasversale mi viene sottoposto tutte le volte in tutti i dibattiti, quindi sei chiaramente nel centro. Io contesto questo evento non per altro, tanto perché non voglio su questo fare una partita immediatamente politica, e poi perché sono convinto che il campo da gioco da aprire è quello della sinistra, perché la sinistra ha avuto una dimensione monolitica nell'ultima fase su questi argomenti. Pur non essendo, diciamo, ripeto, questo è un libro dove trovate citato Pasolini, trovate citato i grandi pensatori di sinistra, Roberto Bobbio, quindi in realtà la sinistra non ha come natura questa linea, solo che nella sua assenza recente di identità ha provato a colmare quell'assenza di identità con questo partito che io chiamo il partito dei desideri, per cui ogni desiderio che ti viene in mente diventa un diritto. Allora, io voglio, il mio desiderio è sposarmi Gino e Peppe matrimonio, diritto. Voglio che Gino e Peppe possano figliare, non si può fare, ma è un desiderio, diritto. Io dico sempre, io avrei il desiderio di dimagrire, però non so se mi fanno una legge apposta, allora il partito dei desideri, la sinistra ha costruito la trasformazione che poi insomma tecnicamente si chiama un partito radicale di massa, il tentativo di fare il partito radicale di massa, ma più radicale è un partito dallo 0,3%, cioè non può essere quella la natura della sinistra, lo ripeto. In realtà, nell'animo di tanta gente di sinistra, questa riflessione, se è approfondita, è di questa natura. Se non è approfondita, se non è culturale, se diventa modaiola, diciamo così, allora un istinto modaiolo la fa diventare una dittatura del pensiero per via del mainstream culturale e televisivo. Noi quella cosa dobbiamo evitare.
perché è quella dittatura l'elemento più pericoloso. È il fatto che di queste idee non si possa parlare in contesti dove ci sono milioni di persone, come per esempio in molti programmi televisivi, se non in una certa maniera. Io la chiamo la sindrome di Barbara D'Urso. Qualcuno sa che io ho anche lavorato a Canale 5, insomma, ho fatto delle cose con Barbara D'Urso. La sindrome di Barbara D'Urso è parlare di questi temi e poi usare come interlocutori, da una parte Platinetta, scintillante, bella, arguta, contro Giovanardi. Lo schema è quello, no? Allora, quello fa la sua tirata, Platinetto fa la battuta efficace, applauso dello studio, ma in fondo che vogliono questi? Se vogliono bene Gino e Peppe, facciamogli fare questo matrimonio. Applauso di tutto lo studio. Fine della questione, pubblicità. Allora, io, che ho lavorato al Canale 5, e non ci lavoro più, questo per farvi capire, su queste cose si pagano i prezzi. Io ho lavorato con Barbara D'Urso, qualcuno me l'ha visto in tante puntate, in quelle trasmissioni. Non ci lavoro più. Si pagano i prezzi, però sono convinto che dobbiamo opporre a quel mainstream una capacità di riflessione per cui l'oppositore di Platinetti non debba essere necessariamente Giovanardi, perché se ci va Giovanardi perde. Ce n'è un altro. Ce ne devono essere tanti altri, perché Cecchi Paone vince, se al di là Giovanardi, ma se becca me, Cecchi Paone a uno mattina fa brutta figura, d'accordo? E ognuno di noi, nel suo livello, nel suo comune, nel suo contesto lavorativo, nella sua realtà familiare, con i propri figli, con i propri genitori, deve fare lo stesso identico meccanismo. Attraverso elementi di competenza, affrontare la stessa partita che mi sono fatto io, una mattina con Cecchi Paone. Alla fine ridicolizzando argomenti che sono non argomenti. Perché se non facciamo questo, noi questa battaglia la perdiamo. Prego maestra. No, io volevo dire, lei ha messo più volte, diciamo, il dito sull'informazione, ha parlato di giornali, televisione, eccetera, ma ci siamo accorti, diciamo, che da 20-30 anni a questa parte, in pratica, diciamo, una grossissima responsabilità sulla manipolazione delle teste, diciamo così, delle persone, ce l'hanno proprio la televisione e i giornali. Di questo parlavo, vero? Proprio di questo. Cioè, perché lei ci ha girato, cioè io invece sono molto più diretta. Cioè, trasmissioni che cita lei, ma non, secondo me non ci vorrebbe un minimo di deontologia, no? La famosa deontologia professionale, perché a me più che informazione o come dire, programmi, mi sembra disinformazione, mi sembra, diciamo così, proprio manipolazione. Sì, manipolazione delle teste, io ho parlato di manipolazione delle teste, ma voglio dire, lei ha parlato anche che dietro tutto poi c'è, che cosa c'è? I soldi, no? Perché si fa audience, si fa, ma come dire, dove sono le responsabilità? Ci rendiamo conto che questi mezzi hanno avuto e continuano ad avere una responsabilità della devastazione culturale in cui siamo arrivati, perché questo è, e non tutti, voglio dire, poche persone, noi che siamo qui dentro, ma come dire, non tutte le persone hanno gli strumenti mentali e culturali per, come dire, per reagire, no, e per farsi un'idea, perché come dice lei, no, facciamo incontrare Giovanardi, Platinetto, cioè, ma la gente che è bombardata da tutte queste, come dire, scenografie, le vogliamo chiamare, cioè voglio usare una terminologia, come dire, sì, bravo Don Paolo, light, come fa la gente a difendersi, la stragrande maggioranza della gente a difendersi, perché si tratta di difendersi, da tutto ciò che ci stanno facendo, ma da 20-30 anni a questa parte, è una devastazione culturale e nessuno fa niente, perché io, diciamo, una risposta me la sono data. Bisogna fare, qui stiamo facendo, questo è. No, no, io anche a livello di controllo di queste cose. Anche a livello di controllo. Allora, impariamo una cosa, questa è una cosa a cui tengo molto. Ovviamente c'è la certa che fa comodo a qualcuno,
per essere precisi, in termini pubblicitari, il segmento gay e gay friendly è fatto di heavy spenders, si chiamano così in termini tecnici. Spendono un sacco di soldi, sono tendenzialmente ricchi, sono di fascia alta. D'accordo? Allora, questo è un elemento che c'è. Si può reagire? Certo che si può reagire. Perché noi dobbiamo sapere le cose e poi dobbiamo produrre elementi di capacità di risposta a tutto questo. E ci sono gli strumenti. Perché vi assicuro che come mi mandano 1000 insulti a me su questo cellulare e devo difendermi e ci rimango male, non fa piacere a nessuno essere insultato, anche perché 900 sono sulla stazza fisica tendenzialmente. E non fa piacere neanche a Barbara Russo se gli rimandate, dopo che avete visto magari la puntata di Platinette che vi ha dato fastidio. Non danno fastidio pure alla puntata di Italia Bignardi, in cui Ima Scalfarotto ha affermato sostanzialmente che quelli come noi non hanno diritto a parlare, che sono equiparabili agli antisemiti e ai razzisti. Si può fare, si può comunicare con loro. Noi siamo buoni, ben educati, non facciamo niente, ci accontentiamo di andare nei nostri circoli, darci ragione, e abbiamo paura del confronto con quelli lì. Ma io vi assicuro che anche solo una mail di uno di voi a uno di questi conduttori fa male. Se gliene mandate 10 fa male, se gliene mandate 100 si dicono: ma che sta succedendo qua, che abbiamo fatto? Noi non siamo allora impariamo a fare questo, non a dare solo la responsabilità fuori da noi stessi, cioè cattivi, sì, cattivi, ma noi quanta pigrizia, quanta incapacità di ragionamento su che tipo di risposta dare alle cose che ci danno fastidio. Quando voi vedete una notizia come quella che viene raccontata della bambina, del bambino fatta diventare bambina, operata e raccontata con la foto della bambina con lo smalto rosa, vi viene mai in mente di scrivere al direttore di quel giornale e dire: ma che stai a dire? Ma che è sto schifo? Noi siamo abituati ormai da agnelli, diciamo così, a star zitti. La prendiamo come ci vergogniamo pure un po'. Se al lavoro ci dicono qualcosa, diciamo: hanno ragione loro. Hanno ragione loro, sono sull'onda del progresso e noi siamo retrogradi, medievali. Si pagano prezzi, ma si deve fare. Ultima domanda. Mia moglie ha già scritto SMS di divorzio in 15 anni. Eleonora. Ciao, salve. Quello che io mi chiedo, insomma, sono d'accordo un po' con tutti quanti, soprattutto con l'intervento che ha fatto adesso la maestra. Come possiamo noi che lavoriamo tutti i giorni, io sono una terapista, faccio riabilitazione infantile, contrastare tutto questo bombardamento che ci viene dai media, da tutte queste ideologie, noi a volte pure da soli, insomma, cioè a volte io mi trovo bambini che davvero ti dicono delle cose che io faccio fatica proprio a metabolizzarle, dico, che risposta? Ti do una ricetta concreta, il bombardamento mediatico, che canale è? Dimmi, che canale è che non ti piace? Canale 5? No, ma è in genere. No, in genere, voglio un giornale, una cosa che non ti piace. Allora, se è canale 5, scrivi a barbara.durso@mediaset.it e dici: quella cosa che mi hai fatto vedere non mi piace. E dici perché? Ci metti 8 secondi, scrivi due righe. Lo leggi sul Libero, perché oggi la notizia di questa cosa l'ho trovata sul Libero, quella con la foto della bambina. Scrivi a maurizio.belpietro@libero.it, dice: ma che è quella foto? Ma come ti permetti di dire quella? Che a me spaventa, che spesso e volentieri, io parlo magari dei bambini, no? Vivono in situazioni, perlomeno quelle che capitano a me, culturali, familiari, che sono disagiatissime, per cui tu lì non devi intervenire sul bambino, ma sulla situazione familiare, magari far capire determinate cose a determinate famiglie, nuclei familiari che vivono una situazione svantaggiata, non è semplice, cioè nel senso... Perché tu pensi che farlo per convincere un studio sia più facile, quando mi vengo... Ragazzi... A ognuno lo suo, io mi impegno con Luxuria, voi fate il vostro, andata così, facciamo il pasto. Prima di un brevissimo conclusione che lascio all'amico Angelo, però amici, il mondo è strano, perché stasera abbiamo preso la sveglia, la maggioranza qui, siamo cattolici, abbiamo preso una sveglia salutare e provvidenziale, direi, da un laico.
prendiamocela questa sveglia, occorre militanza su queste cose, non è più il tempo solo dei dibattiti, solo dell'avere idee contro, bisogna, occorre una militanza, occorre una partecipazione e una resistenza attiva a queste cose, perché se no non ce la facciamo, perché la maggioranza comunque la pensa ancora come noi, perché sono evidenze naturali, qui non c'è nulla da scomodare. Angelo, concludi. Io non posso concludere, diciamo, io dirò due parole e farò un'ultima domanda a Mario. Mi viene in mente una cosa autobiografica che c'entra, nel senso che il più bel complimento che ho avuto da giornalista l'ho avuto da un laico, Bruno Lauzi, che gli scappò detto al quotidiano Meeting che se fosse andato indietro lui non avrebbe abortito, no? Ho detto al quotidiano Meeting pensando che la cosa rimanesse ristretta nei padiglioni pur ampi della fiera di Rimini, però una volta che la DM Cross ripresa la notizia mi chiesero di avvicinarlo, lui ebbe, era già andato via da Rimini, quindi lo beccai insomma sul telefonino, ebbe un momento di dubbio, io gli dissi ma ormai la notizia è in agenzia, è cambiato con me, io la tratterò la notizia con molta, con molto rispetto, e così feci. Poi un collega insomma ha aperto il varco, fece la stessa cosa parlandogli prima, insomma, e comunque lui già dopo mi chiamò, quando mi chiamo dopo l'intervista del 90% per farti un cazziatone in italiano, quindi io quando sentì la sua voce che era molto perentoria, pensavo che era un cazziatone, lui col tono con cui si fa un cazziatone mi disse lei è un galantuomo, e io non dimenticherò mai, perché poi fra Renzi erano anche, non so se fosse già malato, comunque certamente è scomparso dopo non molto tempo, un laico, è un'esperienza drammatica che appunto forse se fosse stata incontrata o spiegata prima lui l'avrebbe evitata, lui stava parlando evidentemente anche a nome della moglie che ci ha sofferto molto. Stasera stiamo parlando quindi, abbiamo parlato quindi di una cosa molto molto umana, e chi è cattolico fa solo esperimento di come questa fede lo tenga l'uomo attaccato a se stesso, non lo stacchi, come si dice. Il dramma qual è? Che guardavo proprio oggi questi opuscoli dell'UNA, perché vengono distribuiti prima che la legge sull'omofobia sia in vigore, e teorizzano che la religione, segnatamente quella cattolica, sia un fattore omofobico, non nella sua devianza, nella sua essenza. Noi dimentichiamo che c'è stata un'operazione politica molto 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 acuta, sottile e cattiva nello stesso tempo, perpetrata ai danni di un politico probabilmente molto debole nella sua immagine pubblica come Rocco Buttiglione, ma si è teorizzato attraverso una mailing list insomma partita dal partito di Mario, insomma mettendo insieme una serie di cose che lui aveva detto, sostanzialmente non molto diverse da quello che abbiamo detto stasera, si è teorizzato che quello non può entrare nella Commissione Europea, e c'è stato un altro, non è che poi questa cosa. Quindi naturalmente si apre un barco su un politico più debole, eccetera, ma si crea un principio su cui si infilano in tanti. E vengo quindi alla roba di oggi e faccio l'ultima domanda a Mario. Anche per i giornalisti non è facile, segnatamente per i giornalisti cattolici. Io questa roba sull'omofobia, che questa legge sull'omofobia che Mario ha descritto nella sua pericolosità con molto realismo, appunto perché circolano documenti del genere nelle scuole prima che ci sia una legge antiomofobia, figuriamoci dopo, anche il giornalista si trova lì in transatlantico e si trova oggetto di uno stranissimo fenomeno. Mario ricorda bene naturalmente che c'è stato il momento dei cattolici adulti e dei cattolici bambini infantili. Il dramma qual è? Il dramma è che adesso anche fra i cattolici adulti, di fronte a quest'onda di piena che crea delle maggioranze bulgare in Parlamento contro quello che noi stiamo dicendo, c'è chi in piena buona fede, ci tengo a sottolinearlo, ritiene che sia la strada giusta quella di mettere delle pezze. Noi abbiamo parlato di Scalfarotto, ma il dramma qual è, anche lì volendo essere realisti, che se non si alzava Scalfarotto a frenare correnti nel suo partito ancora più oltranziste che non volevano neanche quell'emendamento approvato
da alcune persone che hanno tentato di mettere una zeppa e probabilmente non ci sono riusciti perché i magistrati sono molto fantasiosi e quindi non servirà. Ma dico, se non ci fosse stato Scalfarotto non sarebbe passato neanche quell'emendamento lì, perché ci sarebbe stato il discorso dei grillini che venivano inseriti. E noi siamo veramente in un panorama molto molto difficile, che chiedo a Mario di commentare, ma soprattutto con un riferimento in cui ci può aiutare. Siamo in una, anche in un momento di dibattito politico molto importante, senza fare diciamo orientamento di voto, che non è questa la sede. Gli chiedo proprio secco secco, di fronte alla creatività che io registro in molte commissioni, segnatamente la commissione giustizia del Senato, si sta impegnando molto su una serie di temi, appunto c'hanno anche il DDL omofobia in seconda lettura, la figura di Venim, a me sembra di capire che molte lobby o correnti del PD si esercitino in queste commissioni con nuove proposte e nuove... La figura di Renzi, e può essere una figura di freno a questo tipo di fenomeno, oppure è una figura che per ragioni di potere può come dire, avallare, assecondare meccanismi? Te lo chiedo da persona che lo conosce bene e ne è stato anche amico. Io sono stato solo amico di Matteo da 20 anni, ero presidente dei Giovani Popolari quando ho fatto diventare Matteo Renzi segretario dei Giovani Popolari di Firenze, in un congresso dove la metà non lo voleva, perché era fatto così fin da piccolo, diciamo così. Io mi fido molto, devo dire la verità, dico due cose: non voterò al Partito Democratico, questo lo dico perché l'appartenenza al PSE per me è questa scelta fatta in maniera molto irrazionale, e poiché il PSE è il partito del rapporto Estrella, del Partito Luce, che non mi convince per niente l'idea di poter votare PD a queste europee, quindi sapete già, l'ho detto esplicitamente, ma detto che ero in anteprima, che non ho mai ancora dichiarato, insomma. Però mi fido di Matteo. Il problema è che Matteo è un politico e i politici ragionano per convenienza. Per convenienza politica attualmente lui intravede un'opinione pubblica organizzata di quel segmento e quindi mette Scalfarotto alle riforme istituzionali, gli fa fare la legge antiomofobia, non intravede l'altra campana. E ancora una volta, quindi, la responsabilità sta in noi, nel farci vedere, nel far capire a Renzi, tra gli altri, diciamo così, sempre che Renzi sopravviva a queste europee, che esiste un altro modo di vedere le cose e che quel modo è minoritario e porta a fallimenti politici. Io l'ho detto in tutte le salse. Hollande e Zapatero, vattene a studiare nelle curve di consenso dopo l'approvazione delle loro leggi di quel genere, diciamo così, sul matrimonio omosessuale, sull'aborto, eccetera, eccetera. Vattene a studiare le curve di consenso, perché io credo nei numeri, lo capirete leggendo questo libro, io credo nella chiarezza dei numeri. Tra i vizi ho anche quello di giocare a poker, che è un gioco dove si calcolano le cose in maniera probabilistica, io credo nella chiarezza dei numeri. Se Renzi avrà convenienza, perché è un politico, a almeno lasciare intatto il diritto di famiglia, perché questo è l'orizzonte su cui dobbiamo batterci, almeno lasciare intatto il diritto di famiglia, allora lo farà. Perché abbia convenienza deve veder manifestata un'opinione pubblica, che ad oggi non si è manifestata. Il dato importante è che questa responsabilità ricade esattamente sulle nostre spalle, proprio sulle nostre, ma veramente, cioè lo dobbiamo fare a tutti i livelli, dobbiamo costruire le condizioni affinché diventi percepibile questo nostro fastidio. Io lo dico perché quando ho fatto la sentinella in piedi ho visto gli occhi di chi ci guardava, insomma, erano stupiti, era una mossa del cavallo scacchisticamente parlando, era una cosa, no? Che sorprendeva. Noi dobbiamo essere capaci di fare tutto questo, dobbiamo fare con grande convinzione, dobbiamo fare perché così aiutiamo Matteo Renzi a prendere decisioni giuste, perché poi Matteo Renzi c'è un'altra cosa, che oltre tutto questo, e poi questo è l'elemento umano che vi lascio, è molto più cattolico di me, va a messa tutte le domeniche a Pontassieve, è uno che ci crede veramente, insomma, però è politico, e dei politici non fidatevi mai. Ciao.